Ragazzi, in sti giochi il delicatissimo confronto tra l'Arezzo Calcio femminile e il Genoa. L'Arezzo ha bisogno assolutamente dello scontro diretto, di una vittoria per continuare a sperare di poter giocare i play-out in attacco di Fiore, Carta e Razzolini, in mezzo a Zeli, Simeone, Moscia, Ferrazza, Casula, Terini e Zeghini, che giocano davanti al portiere Antonelli con l'allenatore mister Luca Bonci. E allora un Arezzo che parte subito forte nel primo tempo, un'azione corale manovrata che fa partire questo lancio verso lo scatoli di Fiore, che entra in area di rigore. Di Fiore, gran controllo di Fiore col destro e l'Arezzo passa in vantaggio 1-0, vantaggio preziosissimo con Di Fiore. Arezzo che dunque trova il gol dell'1-0, il gol importantissimo che sblocca la partita. Qui lo scatto in posizione regolare da parte di Fiore, molto brava nel controllarla col destro, poi se la porta nel cuore dell'area di rigore, manda vuoto il portiere del Genoa e mette dentro il gol dell'1-0, che mette subito la strada in discesa per le ragazze Amaranto. Ragazzi Amaranto che sanno sfruttare il buon momento. Parte un altro contropiede costruito ancora con Di Fiore, lo sguardo dall'altra parte, c'è un velo, la palla arriva a Razzolini che col destro trova un gran diagonale. Il raddoppio dell'Arezzo con Costanza Razzolini, anche questa è stata un'azione dove ha visto determinante lo scatto a sinistra di Di Fiore, sguardo in mezzo. Palla che arriva a Razzolini, se la porta sul destro e trova l'angolino. Gran gol davvero per Razzolini. In pochi minuti l'Arezzo trova il 2-0. Qui siamo nel secondo tempo. Arriva il Tris che chiude la partita. Smarcata Carte. Ragazzi, che con il pallonetto sotto misura per il terzo gol dell'Arezzo con Carta. Gioia incontenibile la sua. Adesso può davvero gioire dopo settimane di sofferenza per l'Arezzo Calcio femminile. Torna al successo, gran pallonetto qui da parte di Carta. E i gol per l'Arezzo sono 3-0 proprio al Genova, proprio nello scontro diretto che era fondamentale da vincere. E qui è comprensibile la gioia finale con l'esultanza del pubblico. Arrivato a Cassina per sostenere le ragazze Amaranto, l'esultanza della squadra. Con questo risultato, con questi 3 punti, l'Arezzo sale a quota 14 in classifica, aggancia proprio il Genoa e a questo punto l'Arezzo torna a credere nella salvezza, anche perché nell'ultima giornata della stagione regolare arriverà ad Arezzo Roma 14, che fin qui è a 0 punti, quindi un impegno sulla carta assolutamente abbordabile per le ragazze Amaranto, che vincono 3-0, ragazze che adesso giustamente credono nell'impresa.